Stamattina in prefettura a Potenza la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Tra i vari temi all'ordine del giorno anche i fatti di violenza della scorsa settimana a Lavello. Maggiore controllo del territorio e più attenta prevenzione, le misure discusse. Maurizio Landi. In prefettura a Potenza, riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Tra i vari temi all'ordine del giorno, l'esame della situazione nel comune di Lavello dopo i fatti di violenza verificatisi la scorsa settimana, in particolare l'aggressione di due musicisti in un locale notturno. Per questo motivo al tavolo è stato invitato anche il sindaco di Lavello, Sabino Altobello. Allo studio, ha detto il prefetto prima dell'incontro, l'aumento di misure di prevenzione. Prevenzione per Lavello, ma anche in generale per il periodo estivo, quando la voglia di stare insieme e la vita notturna possono portare ad eccessi. Divertirsi, questo sì, ma come vado sempre ripetendo, bisogna divertirsi con il rispetto delle regole del vivere civile. Il sindaco di Lavello ha anticipato l'adozione di due ordinanze sui locali pubblici e il consumo di alcol ed il potenziamento dei turni della Polizia Municipale. Sul controllo del territorio, il primo cittadino ha chiesto al prefetto e ai vertici provinciali di Polizia e Carabinieri, visto l'organico limitato del corpo municipale, il supporto delle altre forze dell'ordine. Altro tema specifico della seduta, la verifica dei servizi di vigilanza estivi nel comune di Maratea. Per questo hanno partecipato al tavolo il sindaco della città costiera, Daniele Stoppelli, ed il comandante dell'ufficio circondariale marittimo, il tenente di vascello Michele Lenti. L'arcidiocesi di Matera e Irsina fa